su questa piazza, su questo spettacolo, da cantiere al centro della Movida Spezzina. Beh, questa è una bella serata di divertimento, è una bella serata di musica, credo sia una bella serata che segna il cambiamento d'approccio all'estate di una città che torna ad essere, comincia ad essere una città centrale nell'estate dell'Italia, nell'estate della Liguria, nell'estate del Golfo di cui è capoluogo. DJ Sinclair ha raccontato con le sue musiche tante delle nostre estati, i momenti più belli, i momenti più brutti di ciascuno di coloro che è in questa piazza. Questa immagine dà l'idea della Spezia che vorremmo e della Liguria che vorremmo, una Liguria che punta sull'intrattenimento, che punta sul turismo, ma che sa far anche sorridere e divertirsi per una notte i suoi cittadini. Spezia quindi anche città dei grandi eventi, in futuro ce lo possiamo aspettare? Beh, dei grandi eventi senza dubbio, una città che sappia sorridere, che sappia intrattenere, che sappia diventare un polo catalizzatore di chi ha qualcosa da raccontare, e una città in cui eventi come questi non sono più una rarità ma sono la normalità. Com'è riuscita la Spezia a portare qua uno degli assi più conosciuti della scena dei DJ set internazionali? Bisogna chiedere al sindaco e all'assessore Asti. Noi abbiamo contribuito, come facciamo spesso, a sovvenzionare un grande evento, lo facciamo in tutta la Liguria. Questo è sicuramente uno degli eventi più significativi dell'estate della Liguria, ma come l'hanno convinto bisogna chiederlo a loro, avranno qualche segreto. E a livello di bilancio parliamo anche di quello, c'è stato un rientro, le spese sono state coperte, l'affluenza è stata grande? Io non so esattamente i conti, ma tante persone hanno pagato per venire a vedere questo evento e credo che alla fine sarà un grande evento di promozione per la città, costato pochissimo, addirittura con un guadagno.